Ciao ragazzi, serata tipo climax, appena finito di lavorare, maglietta climax, mi cambio e poi si parte. Ah, eccomi qua, bene. Allora, partito, sono per strada ragazzi, sto andando ai laghi Cesena, nel lago A. Lì c'è già Max che mi sta aspettando, probabilmente avrà già calato le canne. E invece, come avete visto, mi sono appena cambiato e adesso sto facendo la strada appunto per raggiungerlo. Solita sessione serale del dopo lavoro, quindi quelle solite 3-4 orette questa sera o qualcosa di più. E niente, speriamo di fare qualche bella cattura e di divertirsi, insomma. Quindi niente, ora vi lascio e tra poco appunto vedrete l'arrivo ai laghi. A tra poco. Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, come potete vedere alle mie spalle, sono in pesca, Christian mi raggiungerà a breve. Sessione qua veloce ai laghi Cesena, giusto per testare anche dei nuovi prodotti che ho comprato stamattina. Sono due vasetti di pop-up della Discharge e uno stick mix, sempre della stessa marca. Allora, ho voluto provare queste pop-up arancioni fluo della Discharge Bee Juice, quindi al miele. Hanno un buon profumo, ma come sappiamo il profumo non conta tanto. Vediamo in acqua come reagiscono. Sempre della stessa linea, le Black Heavy Plus, MV Plus. Questo sono pesce e aglio, hanno un odore veramente forte, guardate, nere, più sul verde militare, vabbè, pazzesco. E della stessa linea ho preso il suo stick mix, quindi avremo un alone molto intenso e nero in acqua, e sia da parte dello stick mix sia da parte delle boilers. Ho voluto provarle perché era da un po' che non mi compravo qualcosina di nuovo e non sto perdendo l'occasione però di provare sempre le nostre boilers Climax. Quindi su una canna ho le Bee Juice, su un'altra la nostra boilers singola e sulla terza invece ho fatto un omino di neve con le Black Envy e non mi ricordo più, le Black Envy Plus, sì, e sempre la nostra col mix fatto da noi. E giornata che è un po' particolare perché prima c'era il sole, adesso si sta rannuvolando, tira un po' di vento, io sono sudatissimo, fa un caldo, ci saranno 32 gradi, vediamo se riusciamo a tirare fuori qualche carpetta. Gli insetti, come vedete, sono già presenti, zanzare grosse come aerei, e basta, adesso aspettiamo Christian. Io ho già fatto qualche spomb con un po' di mais pellet e vediamo se riusciamo a catturare qualcosa. A presto. Anche la Brem è venuta a trovarci. Allora ragazzi, visto che la Brem ha gradito le boilers Bee Juice, quelle al miele, adesso rifaccio lo stick mix. Per chi ancora non sapesse come si fa uno stick mix, magari qualche neofita ancora, vi faccio vedere quanto è semplice. Prendo lo stick mix, in questo caso Orange Squid, che vado ad accoppiare con la boilers Bee Juice. Non faccio altro che con una palettina prendere e inserire lo stick mix. Ora non lo farò eccessivamente grande, utilizzo il pestello, mi appoggio magari sul ginocchio per fare pressione, ne butto dentro ancora un pochettino e voilà, adesso pian piano faccio uscire lo stick mix ed eccolo qua. Bastano 4-5 cm, non serve chissà quanto. Ricordatevi che questi prodotti sprigionano un polverone non indifferente, quindi vado a fare un nodo di chiusura, eccolo qua, questo sarà il nostro stick mix. Ora con la forbice taglio, scusate che la prendo,
e voilà. E questo è il risultato. Adesso chiudo il PVA, la retina, nel suo dispenser, chiamiamolo così. In questo caso è quello della corda, mi trovo molto bene. Hop, telefono, e vado a innescarlo direttamente sull'amo. Semplicissimo, per chi ancora non sapesse come o cosa è uno stick mix, eccolo qua. Eccomi qua, ragazzi. Allora, non vi ho fatto vedere il combattimento perché ero chiuso in auto, perché sta per arrivare un po' di temporale, quindi vi farò vedere solamente la carpa in velocità. Eccola qua, se riesco. È un po' agitato ovviamente. Oppalala, eccoci qua, prima carpa della sessione. Non è enorme, però ci ha dato un po' di divertimento. Adesso la rilasciamo subito e in macchina vi dirò con cosa l'ho presa. Allora ragazzi, mi sono chiuso in macchina giusto per prevenzione, perché è salito il vento e dal sole siamo passati alle nuvole e a tuoni in lontananza. Adesso sono qua in auto, comunque caldissimo, quindi la mia paura è quella che si possa scatenare in grandine, perché con un caldo così, se arriva un temporale, c'è da stare attenti. Quindi non rischiate mai, mi raccomando, questo penso tutti lo sappiate, tanto per una carpa non ne vale la pena. Io adesso sto aspettando Christian, quindi mi sono chiuso in macchina, ho la centralina, se dovesse partire ho Keyway, però niente. Come ho preso questa carpa? Questa qua era la carpa dove avevo innescato una Boyle Screamax e una pop-up, quelle nuove della Discharge, quelle simil nero, che non mi ricordo come si chiamano perché ho preso stamattina e già non mi ricordo. Black Envy Plus, una roba del genere, quindi aglio e pesce, molto potenti. Niente, un bel combattimento, carpa è partita decisa, mi spiace non avervelo fatto potuto vedere, ma ero in macchina e stavo preparando il cavalletto con la custodia per l'acqua e è partita, quindi ho preferito andare a tirarla su senza lasciare che si andasse a infilare chissà dove per poi perdere montatura e lasciargli l'amo impiantato in bocca con metri e metri di filo, quindi anche su questo penso mi diate ragione. Niente, adesso dopo due brem, una carpa e una carpa persa, che anche questa che ho perso era bella perché l'ho vista in superficie e si è proprio slamata e penso sia stata colpa del tennifilo. Vediamo come procede, io continuo a essere fradicio, adesso anche la carpa mi ha dato il colpo di grazia prima con un bel po' d'acqua, quindi mi vedete tutto inzuppato, però dai, ne valsa la pena. E speriamo si apra un attimo e non continui così, perché ho paura, sì, del temporale. Dai, ci vediamo, spero con una carpa in braccio e magari con Christian insieme. Ed eccoci arrivati, questo è l'ingresso ai laghi, per chi non c'è mai stato, si può andare o dritti per questa strada qui, oppure dove andiamo noi adesso, giriamo e andiamo verso il lago A. Eccoci qua, laghi Ipsas di Cesena, arrivato. E adesso andiamo a trovare Max. Ragazzi, veniteci se avete l'occasione, perché è un posto veramente stupendo. Bene ragazzi, allora Max, come vedete, è già in pesca, come vi dicevo, e adesso io tiro fuori tutto, metto la camera in testa così vedete praticamente quello che vedo io.
Allora, stivalacci, perché alle volte succede che siamo in mezzo al pantano, quindi bisogna attrezzarsi un po' così. Allora, cominciamo, anzi, prima monto il pod. Vedete, pellet, sappiamo di tutto in macchina. Allora, questo dopo. Ed eccolo qui. Bene, abbiamo il Daico. Veloce da montare, pratico e sempre funzionale. Niente da dire rispetto agli altri pod, ma io vi posso parlare per questo e vi posso garantire che non ci si pente. Allora, tiriamo fuori i resettori. Allora, il pod è montato, adesso so che c'è un po' di casino qui e dovrei sistemare, però arriverà anche quel giorno. Cassettina che abbiamo preso nuova. E voilà. Bene ragazzi, il pod è pronto. Oh, dunque, come lo mettiamo? Allora, io direi, intanto cominciamo col metodo dritto. E lo spariamo un po' contro su. Bene. Adesso l'ultimo momento, le canne. Allora. Ed ecco qui, allora. Ok, ci siamo. Molto bene. Allora, partiamo. Piombo 170 grammi, piombo a perdere. Montatura, c'è anche tolto questo, lo dimentichiamo. Ecco qui, montatura, eccola qui ragazzi, perché anche qui pescherò con inneschi singoli, con boilies, penso che metterò una delle nostre che è del 20 e poi due del 16, adesso vediamo. Io di solito quando arrivo, queste sono le prime cose che faccio, poi magari qualcuno di voi quando arriva magari prima apre le canne, prima apre magari il guadino, la culla. Io solitamente parto con il pod, poi le canne e poi monto tutto il resto. Molto bene. Vediamo. Allora, continuo a provare queste
le bolles della discharge. Ecco qui, vedete, faccio sempre le prove della lammatura. Ottimo. Allora, qui ho messo la nostra e invece qui su questa mettiamo le queste qui, Big Carp Ocean Blend. Sono del 16, affondanti e via andare. Ecco qua, faccio la prova anche qui. Benissimo, si allama, ottimo. Questa, ragazzi, è la prassi che io, che queste sono opinioni strettamente personali che non hanno niente a che vedere con il resto o comunque con le abitudini delle altre persone, che rispetto ovviamente, ma io ho le mie. Benissimo, fatto questo, adesso devo fare i sacchettini. Allora, facciamo i sacchettini. Come facciamo i sacchettini? Allora, intanto partiamo con aprire i pellet. Ho pappa la prugna e pellet. Allora, facciamo i sacchettini. Dunque, partiamo con Ocean, quindi boilers della Big Carp. Allora, sacchettino lo rovescio, amo, rigiro il sacchettino, la boilies è all'interno come vedete. Ok ragazzi, questo è il mio modo, ognuno di voi poi avrà il suo, ma questo è il mio. Allora, metto un po' di pellet al pesce, butto dentro l'amo, metto l'attivatore Bingo. Questo, ricordo, potete fare sia stick mix sia metterlo nel sacchettino e voilà. E ancora pellet. Orca, fuori, tutto bene, ottimo, c'è entrato il buco. Bene, fatto questo, chiudo il tutto. Ed eccolo qui, la nostra. Farò la stessa identica cosa, solamente metterò solo pellet, senza mettere nessun altro tipo di attrattore o attivatore in qualche maniera, quindi metterò semplicemente pellet al pesce. Allora, pellet al pesce e pellet speziato Bijan. Qui faccio un misto. Invece di discharge uso il pellet discharge. Sera. Sera. Tanto Max sta già mangiando. Allora, scusatemi, discharge, metterò lo stick mix discharge. Allora, sacchettino come sempre rovesciato, lo rigiro.
un po' di pellet. Dentro al piombo. Assicuratevi che il piombo non si vada a incastrare col filo. E poi metto lo stick della discharge, che è quello che fa la nuvola, ragazzi. Però anche la boiler si fa la nuvola, quindi poi vedremo quale renderà. Bene ragazzi, a questo punto devo tirare. Allora, partiamo con discharge. Allora, partiamo con discharge. Di una sotto a destra, perché continua a muoversi tanta roba. Bene, allora la prima la caleremo a 3 metri a destra, sul sottoriva a destra. Bene, via. Ma non tanto lontano, devi stare qua vicino. E la prima canna l'abbiamo lanciata. Bene. La nostra proviamo a lanciarla verso il centro, direi. Sì, verso il centro. Bene. Un attimo. Bene. Tanto se riesci sparo più per lì. Vediamo, perché ho fatto la bombetta. Ragazzi, questa volta il tendifilo lo mettiamo. L'altra volta noi avevamo, non ci ricordiamo dove, ma avevamo letto che era vietato. E, però poi non si è capito, perché alcuni dicono che è vietato, altri no. Comunque il tendifilo questa volta lo metto su quella centrale, ma lo metto. Ok. Ok, ci provo, o spacco tutto. Occhio all'albero. Sono stato io, ragazzi. Ecco, sono saltata. Benissimo. Perfetto. E anche la terza canna è messa giù. Anzi, la seconda che ho preso, perché la prima l'ho persa. Ha boccato proprio quando c'è stato il momento brutto, che sembrava che cambiasse il tempo e venisse giù di qua. Ok. Fatalità è partita, infatti non sono riuscito a filmarla. Qua si è messo in tensione tutto. Bene ragazzi, ora sono in pesca, Max è a posto anche lui, adesso si mangia e poi speriamo che si venga a trovare qualche carpa. Sì. Cri, quella appena rilanciata? Proprio quella. Ah, però allora sono tutta là in fondo. Sì, perché non l'abbiamo ripreso, però questa canna l'ho rilanciata un minuto verso fa. La sponda. Sì, ma un minuto fa. No. Com'è, Cri? Questo insegna un'altra cosa, a non stare fermi. Se vedete che non avete avvocate, come diciamo sempre, bisogna andarla a trovare. Bisogna andare a trovare. Ti vieni in difficoltà? No, infatti non è molto grande, però devo dire che ha forza. È una bella specchio. Eh sì. Oh, va bene. È una bella specchio. Bene ragazzi,
Eccola qua. Ferma. Canna rilanciata da 2 minuti. Boilies del 20 Climax nostra e eccola qua. Bene, allora, piccolo cambio di programma. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le canne e le abbiamo lanciate tutte nella sponda opposta. Non siamo vicini alla sponda, vicini, siamo, tenete conto che saremo a 3-4 metri circa. E niente, adesso aspettiamo e vediamo se arriva ancora qualcosa. Giuda! Non ho ripreso la partenza per un attimo. Avevo questa picchia. Questa cosa avevo messo lì? No, tu avevi messo, aspetta. La mia è questa. Non c'era anche cortina alla testa. Speriamo nella qualità di immagine perché comincia a essere un po' buio. Meglio la facciamo vedere dopo. C'è, bella. Ok ragazzi, una bella carpa a specchi cascata su un singolo del 20 Mix Climax, ovviamente. Vediamo se riesco a farvela vedere. Oh, che spettacolo. Eccola qua. Veramente un bel esemplare in forma per il periodo e mi ha dato filo da torcere non poco. Adesso gli ridiamo la libertà, proprio sul calare delle ombre ci è venuta a trovare. Allora ragazzi, altra partenza che non abbiamo filmato purtroppo, ma Max, io ero distante. Questa è la canna centrale va fuori? Sì. Stavo. Allora, momenti di panico un attimo. Grazie. Momenti di panico, fermi tutti. Perché stavamo ricaricando tutto. Ok. Ci sei, Cri? Vengo a darti una mano che tanto ci sono abbastanza luci. Alza pure. Mi alzo. Da vicino, Max. C'è. Ottimo. Bene amici, allora questa canna è stata nuovamente rispostata verso il centro lago perché nella sponda opposta non si catturava più, quindi abbiamo fatto un'altra prova, abbiamo spostato ancora lo spot e ha ripagato, se ti lasci far presentare. Allora, vivacetta, quindi sto vicino alla culla. Comunque è una regina non di grossa taglia, ma ah, che bella, molto bella questa, veramente bella. Ok, bene, mi rilascio. Altra partenza lampo,
questa. Cerco di illuminare Max. E anche questa è stata ricalata verso metà. E sta andando allegramente. Si vorrà dire qualcosa. Ok. Eccola qua. Allora ragazzi, questa probabilmente ultima carpa della sessione, perché adesso inizieremo a smontare. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua, un'altra specchi, anche questa caduta su una bella boilers del 20. Ok ragazzi, una bella sessione anche questa, ci ha regalato qualche bella emozione. Ripeto, questa sarà l'ultima perché adesso iniziamo a smontare. Allora noi a questo punto andremo anche a casa, perché dai, la sessione dopo lavoro. Questa sera siamo venuti a Cesena e niente, abbiamo avuto comunque ancora una prova che il nostro mix qui dentro funziona. Sì, perché abbiamo preso solo con quello. Esatto. E niente ragazzi, spero che appunto quello che avete visto in questo video, quindi da cosa abbiamo in macchina, come apriamo, sì, le cose, quindi un po' che ci chiedete, insomma cerchiamo un po' di rispondere volta per volta alle vostre domande, magari in questa maniera. Esatto. E avete visto ancora una volta che delle volte prendere e cambiare, anche spostare un innesco di anche 10-15 metri più indietro o più avanti, delle volte fa la differenza. Sì. E ripeto, noi due non siamo due esperti, siamo due persone che queste cose le provano e ve le riportiamo. E ve le riportiamo, quindi abbiamo cominciato a vedere appunto e a capire che invece di star fermi 2 ore, 3 ore senza avere nessun risultato, invece di far passare questo tempo, di provare a variare. A variare, magari prima di cambiare l'innesco, a spostare l'innesco, perché alle volte sì, le carpe non è che diciamo stanziano su un posto in particolare, girano, quindi alle volte magari sono più a destra, alle volte sono più a sinistra, quindi bisogna girano continuare e bisogna un po' a cercarle e non arrendersi, non abbattersi, soprattutto perché so che non è facile e ci siamo passati anche noi, che ci passiamo, se non vediamo ancora, niente, sì, che non pensiate che, quindi... Però dal non far nulla stiamo imparando a fare qualcosa, diciamola così, quindi esatto, basta semplicemente cambiare lo spot e i risultati arrivano. Adesso nelle settimane a venire ci prepareremo per la prossima notturna, che non vi diciamo ancora dove. Lo scoprirete nel video, veramente. Esatto. E basta, sessione ci ha regalato anche stavolta qualche emozione, purtroppo abbiamo perso anche qualche carpa, ma ci sta, fa parte del gioco. E come dicevi tu prima, Cree, il nostro mix continua a funzionare, lo stiamo testando un po' ovunque, quindi... Sì, allora, piccolo appunto, il nostro mix non l'abbiamo creato per una situazione in particolare. Noi abbiamo fatto una pallina che ci desse la possibilità di entrare in pesca subito e che sia una pallina comunque funzionale. Non l'abbiamo dedicata a un canale, a un fiume, a un lago, a un ticket lake. La stiamo un po' testando ovunque, proprio per capire dove è più adatta, perché non è detto che sia più adatta in un canale anziché in un lago, quindi può essere più adatta in un lago. Vuol dire che allora la prossima volta dovremo concentrarci a fare una pallina specifica per il canale. Quindi stiamo cercando di testarle un po' ovunque, proprio per capire questo. Questa è una cosa importante che ci teniamo, sì, a dirvi, sì, perché appunto
è importante anche provare quello che si fa, provarlo bene, non è semplicemente provarlo una o due volte in un lago, non va perfetto, non funziona, no. Bisogna provarlo in più situazioni, bisogna provarlo in libera, bisogna provarlo in un ticket lake, bisogna provarlo in varie situazioni. Questo è, ripeto, e lo metto tra parentesi in grande, è unicamente un nostro pensiero, esatto. È un nostro modo di vedere le cose. Ma è anche, per forza... è anche un rispondere a tante persone che ci chiedono proprio sui mix, e quindi Cri vi sta spiegando un attimo come stiamo agendo di conseguenza noi. Basta, andiamo a letto, Cri? Andiamo a letto, anche perché qui vedete, dobbiamo smontare ancora, ma tutto. Se qualcuno vuole venire a smontarci la roba, ci farebbe un gran piacere. Esatto. Bene ragazzi, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Continuate a spolliciare se i video vi sono piaciuti. E ricorda la community sul canale. Quando entrate sul canale Climax Car Fishing, vedete che ci sono le varie icone, video, playlist, e c'è l'icona community. Adesso con calma inizieremo a postare qualcosina in più, quindi non arriverà la notifica, perché non c'è la notifica purtroppo, quindi sarete voi, dovrete essere voi ad andare sul canale ogni tanto e vedere se c'è qualche post con qualche sondaggio piuttosto che qualche avviso importante. Ricordiamo i canali su Instagram Climax_carfishing, Facebook Climax Car Fishing, e chi non si fosse iscritto al canale YouTube e sta guardando per la prima volta, si iscriva e attivi la campanella. Attenzione, abbiamo riscontrato un grosso problema sui telefoni di ultima generazione. Purtroppo, se non andate nelle impostazioni e attivate le notifiche dell'applicazione YouTube piuttosto che Instagram o Facebook, anche se attivate la campanella quando vi iscrivete al canale, comunque non vi arriverà la notifica. Quindi chi non va sulle impostazioni del proprio telefono e abilita di ricevere le notifiche sonore da parte di quelle applicazioni dove ci seguite, non le riceverà, e quindi vi perdete le nostre live e proprio, i nostri video, esatto, in diretta. Perché il problema è successo proprio in live, che alcune persone si sono accorte della live una volta finita, quindi esatto. Perché purtroppo non è arrivata la notifica a tutti, e di conseguenza, appunto, come vi diceva Max, ricordatevi di, appunto, attivare sulle impostazioni, andate sulle notifiche, e c'è da mettere il flag su quelle applicazioni come YouTube, Instagram e Facebook che volete che vi avvisino. Ragazzi, da Climax è tutto, dai Laghi Cesena, al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.